Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2. Allora, l'unboxing dedicato al gioco da tavola di Dark Souls pare vi sia piaciuto molto e devo dirvi la verità, non avevo un gioco da tavolo in casa mia da 20 anni e più. E giocando al gioco di Dark Souls mi è tornata un po' voglia di fare quelle seratine un po' alcoliche, un po' allegre insieme agli amici a giocare a giochi da tavola. Ora, molti mi hanno parlato bene di Zombicide e ho deciso di acquistarlo. Non è un product placement, non mi è stato inviato, l'ho comprato io con i miei sghei e costa molto meno di Dark Souls. Questo costa 80 euro, ci sono anche più miniature rispetto a Dark Souls. Non è Zombicide la versione base, è Zombicide Black Plague. Non so che differenza ci sia, penso che la differenza maggiore sia il fatto che questo è ambientato in una sorta di medioevo fantasy e devo dirvi la verità, ciò che mi ha spinto a prendere questo è che c'è una suora armata di spada. Per me basta e avanza. Comunque, procediamo a fare questo unboxing e andiamo a vedere che cosa contiene la scatola magica. Ok, via il cellophane. Oh, la scatola è bella ruvida. Non è di quelle che scivolano tra le mani, eh? È un bel cartone ruvidello. Prima volta che lo apro, Dark Souls l'avevo sollevato il coperchio, non avevo visto l'interno, avevo sollevato il coperchio. Qui invece stiamo andando a scoprire proprio... Opla! Regole e missioni. Un manuale. Sembra essere ben organizzato. I giocatori potrebbero restare a corto di miniature. Porca miseria. Beh, c'è anche calcolata questa cosa. Se rimanessi a corto di miniature, ci sarebbe una soluzione qui nel manuale per questa penuria di miniature. Va bene. Il manuale per ora, a una prima occhiata, è assolutamente promosso. Ok. Qui abbiamo invece... Qui penso ci siano le miniature in questo scatolotto, eh. Andiamo adesso a vedere quelli che credo siano tiles e contro tiles. C'è anche un supporto in plastica per evitare che le parti di cartone vaghino nella scatola. Un segnalino exit, campane che immagino siano segnalini rumore. Delle zone verdastre, magari sono zone sulle quali possiamo beccare infezione, qualcosa del genere. La suora coi coltelli, questa me la dovrò litigare con la mia ragazza, ne sono sicuro. Questo personaggio gasa tantissimo tutti e due, quindi ce lo dovremo litigare, lo so. Sono molto belli i pannelli, eh? Molto più pittorici rispetto a quelli di Dark Souls, ma mi piacciono veramente tanto. Apro perché voglio vedere bene e poi non voglio che i riflessi diano fastidio, questa è una cosa importante. C'è tutto questo ben di Dio di tiles e poi... E qua niente, qua c'è solo da capire che cosa ci dobbiamo fare con queste cose. Andiamo ad aprire quella che secondo me è la parte veramente figa, ovvero le miniature, che dovrebbero essere un fottio. Sono tantissime. Sono tante, sono veramente tante. Ci sono dei segnalini colorati che non so cosa siano. Questi potrebbero essere qualsiasi cosa. Dadi? Normalissimi dadi, eh? Cioè sono proprio... Ah, 5, 6, 4. Dadi normali. Segnalini di diverso tipo colorati. E hanno, credo, gli stessi colori di questi dischi. Miniature. Miniature veramente fighe. Veramente belle. Ma forse sono più definite di quelle di Dark Souls. Sono davvero belle, cazzarola. Bellissime. Le avevo viste le miniature di Zombicide. Di Zombicide, non di Black Plague. E non mi sembravano così fighe. Tra l'altro queste da colorare sono veramente un dito in culo. Fatemelo dire, queste sono un dito in culo. Che sono... piccole e dettagliatissime, cioè il viso di questa miniatura è... che come minchia lo coloro! Vabbè, però, cioè, voglio che capiate che è...
È proprio spettacolare, bello da vedere, bellissimo. Fammi vedere la suora. No, questa non è la suora, però è comunque un personaggio strafigo. Questa è la suora armata di coltelli. Vabbè. Che bello, ragazzi. Che bello. Questa è tutta una serie di carte, oggetti sostanzialmente. Questo è un martello, per esempio. Poi sotto ce ne saranno a tonnellate di carte come questa. Vedo lo scatolotto molto più organizzato rispetto a quello di Dark Souls. Non dovrebbe essere un incubo rimettere tutto a posto, anzi. Qui abbiamo addirittura un counter. Su ogni plancia dei personaggi c'è un counter per tenere traccia, penso, della... o dell'esperienza, perché vedo un fuoco che va a crescere. Potrebbe essere o l'esperienza o i punti vita. E qui ci sono delle fasi, no? Fase blu, fase gialla, fase arancione, fase rossa. Ok, qui vanno sicuramente infilate delle carte e qui sicuramente vanno infilati i nostri segnalini per tener traccia del... forse dei livelli, non so come funzioni, ma se funziona un po' come Dark Souls posso immaginare a cosa possano servire questi segnalini. Vediamo se ci sono miniature diverse nella parte inferiore. Diverse non lo so, so che sono un fottio, ma proprio tante. Madonna, è pieno zeppo di miniature. Sono disposte bene, anche perché non ci sono miniature enormi come i boss di Dark Souls, c'è da dire anche questo. Cioè, quindi lo spazio sostanzialmente si trova per tutto. Un tipo di nemico, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipi di nemici in questo pannellino qui. E poi qui abbiamo, penso, dei nemici extra un po' più cazzutelli. Ecco, questo è il nemico più grande che c'è. Non è bello di più, veramente bellissimo, fa paura questa miniatura, eccezionale. E poi abbiamo il necromante, in tutti i casi, quando ci sono i non morti c'è una miniatura come questa, solo che raramente è così bella, porca troia che figata. Va bene, raga, è bello, è veramente bello, e da quello che so in Zombicide non si usa un personaggio. Qui si può giocare anche da soli, ma non si usa un personaggio. Anche quando si gioca da soli si usano tutti i personaggi, quindi si muove per tutti e sei. Questo sostanzialmente aiuta a non rendere il gioco sbilanciato. Dark Souls, quando giochi da solo o in due soprattutto, è veramente sbilanciato a merda. Questo sembra essere molto più serio come impostazione. Spero di riuscire a portarvi un gameplay e non so se riuscirò mai a colorare tutte queste miniature, perché sono tantissime. Fatemi sapere se volete vedere un gameplay magari insieme a Redez, o sicuramente ve lo state chiedendo. La partita di Dark Souls arriva il gameplay di Dark Souls, ragazzi, arriva. Però ci vuole veramente tanto tempo per montare uno di quei gameplay, ve lo giuro, è uno dei format più distruttivi da montare. Condensare una partita così lunga, con così tante inquadrature, in modo tale che sia fruibile un minimo, non è facile, ve lo assicuro. Però ci teniamo a far vedere questo tipo di gioco, perché... cioè, se viene una guerra atomica, tipo, ma quali cazzo di videogames? Scatole!